Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TG di TV City. In apertura torniamo ad occuparci dei disagi degli utenti della Circumvesuviana dopo l'abolizione della tratta Napoli-Torre Annunziata-Poggio Marino. Arriva dalla consigliera di Forza Italia in consiglio regionale Patriarca la richiesta di convocare in commissione il presidente De Gregorio. Poi l'emergenza sanitaria, cresce la preoccupazione del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ribadisce l'obbligo della mascherina e punta il dito contro la mancanza di controlli. Nuovo dispositivo di viabilità per via Lamaria a Torre del Greco per consentire la realizzazione di lavori in zona. Parliamo poi di eventi e cultura. Questa mattina a Palazzo Baronale una raccolta di libri a cura dei ragazzi del Forum dei Giovani nell'ambito delle iniziative del Festival della Gentilezza. Parliamo ancora di musica e formazione. La chiesa di San Michele a Torre del Greco ha ospitato la masterclass corale su iniziativa del maestro Vincenzo Nocerino. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Convocare in commissione trasporti il presidente EAV Umberto De Gregorio per chiarire le cause dei disservizi che stanno pesantemente penalizzando gli utenti della tratta Napoli-Torre Annunziata-Poggio Marino e per conoscere i tempi di ripristino integrale della linea ferroviaria. A chiederlo il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Campania, Anna Rita Patriarca, in una lettera indirizzata al presidente della quarta commissione consiliare, Luca Cascone. Una situazione che sta causando disagi per migliaia di utenti. L'abolizione improvvisa dei convogli tra Torre Annunziata e Poggio Marino rappresenta un danno per i pendolari di ben 7 fermate: Bosco Trecase, Bosco Reale, Pompei Santuario, Scafati, San Pietro, Cangiani e Poggio Marino, ai quali è stato offerto un servizio di treni navetta sostitutivo che incredibilmente sabato scorso è stato a sua volta soppresso per mancanza di personale e rimpiazzato da un servizio bus. Bisogna assolutamente evitare, in un momento di grave crisi sanitaria, che i trasporti pubblici siano esposti al rischio di sovraffollamento, ha continuato l'esponente azzurro, ed è necessario che il management di EAP adotti tutte le misure necessarie per consentire ai viaggiatori di raggiungere le destinazioni in maniera confortevole e sicura, e soprattutto senza ritardi. L'azienda ha il dovere di informare gli utenti sui tempi necessari per il recupero della funzionalità della tratta ed illustrare inoltre la strategia del management per risolvere le inefficienze che caratterizzano da troppo tempo, purtroppo, l'intero esercizio. Basta, non perdiamo tempo. Preoccupiamoci per i nostri figli, preoccupiamoci per tutelare la salute delle nostre famiglie. Allora, siamo alla quarta ondata. Da qui a un mese avremo una situazione ancora più pesante perché cominceremo ad avere non solo una maggiore diffusione di contagio, ma anche l'emergere di fenomeni legati all'influenza stagionale. Siamo ormai di fronte alla quarta ondata di contagio. Dobbiamo tutelare la salute dei nostri figli. Si dichiara preoccupato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel consueto appuntamento televisivo del venerdì. Qui dobbiamo stare attenti. Perché se avremo da qui a un mese e mezzo l'esplosione della quarta ondata di contagio e l'esplosione dell'influenza, noi avremo gli ospedali di nuovo ingolfati. Magari non le terapie intensive, sicuramente meno che un anno fa, ma avremo gli ospedali intasati e avremo di nuovo difficoltà a garantire i servizi ordinari per i nostri concittadini. Il presidente fa il punto sull'andamento della campagna vaccinale per quanto riguarda la somministrazione della terza dose e ribadisce l'obbligo della mascherina anche all'aperto, stigmatizzando l'assenza dei controlli da parte delle forze dell'ordine. Noi stiamo procedendo ormai con la terza dose e lo facciamo contestualmente. Persone anziane, persone fragili, immunodepressi, ma contestualmente, mondo della scuola, forze dell'ordine,
personale sanitario. Lo dico perché mi è capitato di sentire di nuovo da parte del commissario di governo per il Covid le fasce di età. Allora vi faccio un esempio. Noi a maggio, a giugno facevamo 70.000 vaccinazioni al giorno. Oggi arriviamo a 17, 18, 20.000 vaccinazioni. Dunque c'è spazio per fare le vaccinazioni non per fasce di età, prima gli 80 anni, 70, ma per fare tutti, vaccinare tutti, contestualmente. A cominciare, ripeto, oltre che ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, dove abbiamo già quasi completato la somministrazione della terza dose, a cominciare dal personale scolastico, dalle forze dell'ordine e soprattutto dal personale sanitario. Questo è l'appello che io faccio. Rispondete alle convocazioni, ma presentatevi anche spontaneamente, non c'è bisogno neanche delle convocazioni. Le convocazioni vengono fatte in maniera ordinata per chi è già oltre i 6 mesi dalla vaccinazione precedente, ma non c'è bisogno di prenotazioni. Recarsi tutti presso i centri vaccinali. O per la seconda dose che non l'ha fatta, per la prima che ancora non l'ha fatta, per la terza dose per chi deve fare il richiamo ultimo. Voglio fare un appello a che sia rispettata una misura di prevenzione semplice. Voi sapete che la Regione Campania è l'unica regione d'Italia che ha reso obbligatorio l'uso delle mascherine sempre, anche d'estate, anche all'aperto. Oggi, di fronte alla quarta ondata, l'obbligo della mascherina diventa una cosa da rispettare seriamente. Io faccio appello alle forze dell'ordine, ai comuni che sono completamente distratti, alle polizie municipali perché facciano rispettare l'ordinanza regionale che obbliga all'uso della mascherina. Vedo troppa gente che negli assembramenti serali, notturni, di fine settimana, continua a stare senza mascherina, senza l'ombra di un controllo. Io non ho visto in queste settimane una pattuglia di forze dell'ordine o di polizia municipale che abbia levato un verbale nei confronti di chi in situazioni di assembramento stava tranquillamente senza mascherina. È obbligatorio in Campania l'uso della mascherina, però è del tutto evidente che se nessuno controlla prevarranno gli irresponsabili e daremo un'altra spinta alla diffusione del contagio. È evidente che in questa situazione noi, anziché accorciare i tempi per uscire dal calvario del Covid, li prolunghiamo di altri mesi, facendo correre rischi alle nostre famiglie, soprattutto ai bambini oramai, e soprattutto facendo correre il rischio all'Italia di dover chiudere di nuovo le attività economiche. Una condotta fognaria per le acque pluviali nell'area dei 78 alloggi di Via Lamaria a Torre del Greco. Per consentire la realizzazione dell'intervento, il responsabile dei servizi tecnologici dell'ente comunale ha chiesto con una nota al comune l'adozione di appositi dispositivi di viabilità e traffico. Di qui l'ordinanza firmata in queste ore dal dirigente al 9° settore di Polizia Locale e Protezione Civile, Salvatore Visone, istituito il seguente dispositivo temporaneo di viabilità che prevede, per il prolungamento di Via Lamaria, divieto di circolazione veicolare nel tratto di strada a servizio dei 78 alloggi di edilizia residenziale pubblica interessato dai lavori, da lunedì 8 novembre a lunedì 22 novembre. L'ordinanza istituisce inoltre il doppio senso di circolazione veicolare, sempre al prolungamento di Via Lamaria, nel tratto di strada a servizio dei 78 alloggi di edilizia residenziale pubblica non interessato dai lavori dall'8 al 22. Anche il comune di Torre del Greco ha aderito per la prima volta quest'anno al Festival della Gentilezza.
L'evento, che si svolgerà nella settimana dall'8 al 14 novembre, è il primo festival di gentilezza diffuso in Italia, che parte dal basso e raccoglie eventi gentili da nord a sud, per una 6 giorni in cui si porrà l'attenzione sul contrasto ad ogni forma di violenza, attraverso gesti, parole e azioni gentili. In particolare a Torre del Greco, protagonisti i ragazzi del Forum dei Giovani, che questa mattina a Palazzo Baronale stanno raccogliendo donazioni di libri con l'intento di promuovere in futuro nuove iniziative culturali. Ai microfoni di TV City, il neoassessore alle politiche giovanili, Antonella Esposito. Per la prima volta Torre del Greco partecipa al Festival della Gentilezza, che è alla sua 3ª edizione. Il Festival della Gentilezza è un'iniziativa che si muove nell'ambito di un progetto più ampio, di respiro nazionale, che coinvolge quindi l'intero stivale, che è Coltiviamo la Gentilezza. Torre del Greco ha deciso di aderire attraverso le politiche sociali e giovanili, attraverso la collaborazione attiva del Forum dei Giovani, perché ha sentito la necessità, anche nel momento storico che stiamo vivendo, di ripartire proprio dalla gentilezza, quindi dalla cura verso l'altro, dall'attenzione verso la comunità. E le giornate sono 7, quella che ci interessa è proprio la giornata di oggi, la giornata della comunità, alla quale appunto potevano aderire gli enti locali. L'abbiamo fatto con grande entusiasmo e abbiamo pensato come iniziativa quella di coinvolgere la cittadinanza nella donazione di libri al Forum dei Giovani, che sarà poi tramite rispetto a tutta una serie di iniziative che verranno organizzate sul territorio e che coinvolgeranno ovviamente in maniera diretta i libri, la cultura, lo scambio e tutto quello appunto che può riguardare la diffusione del sapere, della conoscenza, che ci permette e permette alla comunità di evolversi, di crescere e quindi di mandare un messaggio anche di speranza e di cultura a quelle che sono le generazioni future. La coralità è uno scambio culturale, tante voci che insieme fanno musica. È il senso della masterclass corale tenutasi lo scorso sabato nella chiesa del Santissimo Sacramento e San Michele Arcangelo con il docente Salvatore Di Blasi. Una giornata di formazione su tecnica vocale, musica d'insieme, nonché di preparazione ai concerti dell'Avvento. La città di Torre del Greco è stata scelta come sede per ospitare la masterclass corale organizzata dalla Federazione Chorus Inside su iniziativa del maestro Vincenzo Nocerino in qualità di membro della Federazione Nazionale Chorus Inside e collaboratore del direttivo della sezione della Federazione Chorus Inside Campania per conto del presidente maestro Benedetto Chianca della suddetta federazione. L'occasione per visitare anche l'ipogeo archeologico e dare lustro al patrimonio artistico e culturale del territorio. Abbiamo terminato questa esperienza della masterclass tenuta dal maestro Salvatore Di Blasi, che è venuto dalla Sicilia, e per mezzo dell'associazione Federazione Chorus Inside, sezione Campania, e siamo onorati di averlo ospitato qui per la sua professionalità in primis, ma anche per l'amore che ha per la liturgia e la musica sacra. Abbiamo imparato tante cose, cercheremo di applicarle nel nostro servizio alla liturgia per la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli. La Chorus Inside si occupa di divulgazione sul territorio della musica corale, quindi nasciamo con lo scopo di aggregazione, di condivisione, e lo abbiamo visto oggi con la masterclass appena conclusa con il maestro Salvatore Di Blasi dalla Sicilia. È stato un momento di forte unione, di studio e soprattutto di aggregazione. Lo ringraziamo davvero di cuore. Sono previsti in cartellone altre masterclass, eventi, e cercheremo sempre di includere tutti i nostri cori associati. Complimenti al presidente regionale, il maestro Benedetto Chianca, e anche al maestro Nocerino, che ha permesso e accolto questa grandiosa iniziativa promossa e sostenuta soprattutto dal Ministero della Cultura, perché la coralità deve avere un piano anche culturale di preparazione dei cori.
la campagna Terra Meravigliosa, in un momento dove la pandemia ha chiaramente distrutto anche alcuni cori, molti dopo questo momento pandemico hanno totalmente chiuso attività, e attraverso queste iniziative si dà sfogo e possibilità alle coralità, alla coralità di riprendere, e ad altre di grande stimolo per appunto probabilmente ripensarci dopo aver chiuso le attività. La coralità non è prevista come una realtà personale, ma proprio di scambio culturale, tante voci, tanti cori che insieme fanno musica. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani.